In lontananza il sole tramonta, dove ci sono le colline che portano verso la strada della felicità. Ma ora siamo nella valle del castello, dove costruiremo appunto il castello, yuppie. E quindi praticamente adesso devo dormire, perché sennò poi dopo arrivano i mostri schifosi, quelli là dell'inferno, porca miseria. E poi arriva pure Gian Giuberto fra loro, lo vedete, no? Che arriva tutto così, quanto... Quindi poi devo chiamare la strega Rosalina e non ho voglia. Quindi, adesso, pensate voi, adesso andremo a costruire il Life Axe. E io qua ho un signore sotto che è tutto quanto impegnato a costruire. E io lo devo osservare e costruire bene. Allora, devo salire così, no? Giusto? Quindi così, poi così, così, ok? Perché adesso praticamente... Questa cosa dovrebbe essere, se ho capito bene, una specie di... come che si chiama? Avete presente quelle cose, no? Tutte quante segrete, ecco. Però dovrebbe essere una cosa molto abbellitiva. Cioè, non avete capito cosa vuol dire, ma come non avete capito? Tutti l'avrebbero capito. Allora, vuol dire che praticamente... Adesso ve lo faccio vedere perché è più semplice, ma praticamente si deve mettere un quadro. No, voi avete presente, si deve mettere un quadro. E per esempio qua si utilizzano questi tipi di blocchi molto belli. Poi da questa parte si mette un altro tipo di blocco, così, così. Vedete, un pochino così, eh? È tutto quanto molto bellissimo così. Allora, però qua, ecco, ho già sbagliato. Mannaggia a me e alla mia stupidaggine. Ok, vedete, dovrebbe essere così, però da tutte le facciate. E però qua nasconde un segreto. Qua dentro si entra praticamente e ci dovrebbe essere, da quel che ho capito. Adesso lo faccio partire il signore, perché sennò poi dopo non... Signore deve lavorare. Allora, porti pazienza, deve lavorare, perché sennò poi dopo mi innervosisco. Allora, è il mio schiavetto. No, scherzo. Vogliamo tutti quanti bene al signore. Scrivete bravo signore nei commenti. Allora, praticamente qua sotto, vedete, dovrebbe essere tutta una cosa così. E poi, però, qua, adesso metto la crafting table giù perché ci serve. Dobbiamo craftare dei cartelli. E voi direte, a cosa servono questi cartelli? Beh, ve lo spiego subito. Praticamente, questi cartelli si devono mettere per poi poter piazzare un quadro, che verrà utilizzato dopo per poi poter mettere... tutta una cosa strana, adesso vi faccio vedere. Per poi poter mettere senza scrivere niente, però, perché sennò poi dopo... non è bello se scrivete tipo puzzola, sprazzola, vattene, scazzazzola, cioè... mi sento leggermente idiota, proprio come sono idiota non riuscirà a fare un cavolo in questo preciso secondo, pensate voi. Vedete, ora che ho io il quadro, faccio così... E adesso, guardate qua... Posso passare. E praticamente qua si nasconde questa cosa qua. È bellissimo, cioè è geniale. Perché non ci ho pensato io? Guardate, adesso si fa così praticamente. Si deve andare in questa direzione qua. E poi dopo si fa così. Ok, ho completato tutte le facciate. Adesso guardate, metto un quadro qua, un altro quadro qua, per esempio. Invece un altro quadro addirittura qua. Tutti uguali, oh, è incredibile. Cioè, nel senso, vabbè, ok. E praticamente qua dentro, cioè nel senso, c'è solamente questa facciata. Vedete, qua non si può entrare. Dice, uno dice si confonde, no? Giustamente, invece qua dentro c'è l'entrata, dove si può mettere una bellissima cesta con i ricchi tesori. Però state attenti, perché questo non è il massimo della segretezza, eh? Potreste anche finire per perdere tutto. Io vi ho avvisati, nel senso, adesso io qua posso mettere del ferro, del carbone, giusto, un po' di ricchezze, anche se non sono tantissime, perché appunto potrei perderle. È molto bello, però potrei anche metterci dei diamanti e nessuno se ne accorgerebbe. Però non ditelo a Chiara. Boh, non ditelo a Chiara o a Fede, che sono i miei amici, per chi non li conosce. Vabbè, ovviamente, nel senso, non è che tutti li conoscono. Però adesso qua va ovviamente un po' perfezionato, perché a parte che io cado, ma questo si sa, cioè nel senso, si sa che sono un po' imbecillotto, no? Perfetto, sono soddisfatto di questa creazione. Adesso passiamo alla prossima. Ora ho fatto la stessa identica cosa di quella. Però guardate cosa ho qua. Ho un item frame. Allora, praticamente, vabbè, questo item frame adesso lo utilizzeremo. Però prima di tutto devo utilizzare il quadro e devo mettere gli stessi quadri. Non gli stessi quadri, ma vabbè, si fa per dire. Ok, allora, praticamente, cos'è che è questo? Praticamente io metto questo coso qua.
metto questo e guardate qua, il negozio alimentare. Io in pratica ho appena fatto un negozio di alimentari, no, nel mio server. E praticamente qua le persone possono venire. Io qua ci metterò sicuramente determinate cose che poi ovviamente, non lo so, venderò, tipo cibo ovviamente, perché l'unica cosa che posso mettere è cibo. E poi dopo praticamente le persone mi pagheranno. È una cosa molto intelligente, ma mi sa che ho sbagliato a mettere queste cose. Aiuto. Cosa ne pensate voi di questo negozio di alimentari? Vi piace, non vi piace? Comunque vi ricordo che potete venire sul mio server se volete, sempre se avete Minecraft Premium e Java Edition, diciamo. Cioè dovete avere tutte queste cose qua per poter entrare, altrimenti non potete giocare. Adesso passiamo al prossimo video. Cioè nel senso, cosa sto dicendo? Al prossimo life hack, Minecraft hack, quello che è. Ora per il prossimo Minecraft hack, avete presente questo tabellone delle regole del server? Ecco, allora praticamente qua dietro immaginate un po' che cosa posso fare oltre a rompere tutto, mannaggia a me e alla mia giangiubertudine. È tutta colpa di quel giangiuberto, io lo sapevo, l'ho sempre saputo che c'entrava giangiuberto con la mia stupidaggine. Allora, a parte veramente la stupidaggine, no, ok, forse qua non so se si può fare, mannaggia alla stupidaggine, quindi scherzavo, devo fare un'altra cosa. Ok, allora circa qui adesso io direi di fare praticamente un orologio. Ok, perché praticamente io lo volevo far là, no, l'orologio, però in realtà deve essere di tre, perché adesso vi spiego, deve essere al centro ovviamente l'orologio, perché altrimenti non viene, è brutto poi dopo, è tutto quanto scordinato, però guardate che innanzitutto è bellissima la concrete, poi dopo prendiamo dei birch logs, si chiamano, e facciamo così, ok, vedete, molto bello devo dire. Poi però, che cosa abbiamo bisogno? Prima di tutto abbiamo bisogno della crafting table, perché mannaggia alla mia ciccionaggine, stupidaggine, non so che cosa sto dicendo, boh, probabilmente delle cavolate assurde come al mio solito, però mi servono qua, beh, non bastano, Dunis, chiamo lo psichiatra, perché forse ti serve uno psichiatra a sto punto. In effetti forse ne avrei bisogno. Dunque, così si fa, poi pensate voi, così, giusto? No, non è così. Allora, com'è che si fa? Così? No, così, così, giusto. Funziona, perfetto, sono un genio della... Non lo so, ma sto dicendo cavolate tutto il tempo, non è possibile, Duni, smetti di dire cavolate. Ok, perfetto, poi praticamente l'ultima cosa è così. Ok, ora ammirate l'intelligenza di questa, di questo life hack. Continuo a chiamarlo life hack, ma per abitudine. Allora, Minecraft hack. Prendiamo l'orologio e guardate qua. Mettiamo l'orologio qua. Abbiamo fatto un orologio. Cioè, guardate, e adesso dice, guarda, sta arrivando la notte buia con i demoni. Voi sapete quali sono i demoni di Minecraft, sono tutti, guardate, questo è un demone, lo vedete, è un demone del male, quelli che vengono, però tutti insieme riusciremo a sconfiggere questi demoni, perché i dunisiani sono fortissimi insieme, e Dunis adesso sta dormendo, ma perché non vuole avere demoni, perché in questo mondo non ci sono demoni, cioè non ci sono dunisiani, però siete tutti là da casa che mi date energie, mi date tutti quanti una serie di energie potentissime, mamma mia. Allora, questa è, diciamo, abbiamo raggiunto la fine di questi, stavo per dirgli di nuovo life hack, ma no, si chiamano Minecraft hack, e quindi visto che abbiamo raggiunto la fine, io direi di fare un balletto in onore della fine. Io ballo come un cretino. Non vedete che sto ballando? Io sto ballando. Porca miseria, penso di avere qualche problema, e la mia convinzione che devo chiamare uno psichiatra si sta facendo sempre più forte. Ma ad ogni modo, devo dire che il mondo sta uscendo molto carino. Poi là in fondo c'è la casa di Chiara che sta costruendo, che non sta finendo, però adesso la picchio perché non è possibile. Scherzo ovviamente, non arrestatemi. E quindi, no, perché poi magari a scanso di equivoci si devono dire ste robe. Quindi grazie per aver guardato questo video e ci vediamo al prossimo video, dunisiani. Ciao!